0 senza 3 a favore della permanenza in Europa dei suoi Stati Uniti. Due, come già precedentemente detto dal nostro capitano, offre numerosi vantaggi al nostro paese e ai restanti che ne fanno parte. Basti solo pensare ai vantaggi che noi giovani possediamo. Siamo infatti in grado di circolare liberamente all'interno del continente, di prendere parte a scambi culturali e progetti Erasmus. Tutto ciò è garantito dalla Convenzione di Schengen del 1990, trattato internazionale atto all'apertura delle frontiere degli Stati firmatari, permettendo la libera circolazione di persone, servizi, merci e capitali. Sarebbe da folli non sfruttare tali opportunità, apprendere la lingua di un altro paese, entrare in contatto con i suoi usi e costumi visitandolo, è forse una delle poche cose che realmente ci fa crescere come persone. E la facilità di spostamento che l'Unione Europea ci offre è un vantaggio che solo noi possiamo. Diceva Picasso: non giudicare sbagliato ciò che ti è ignoto, cogli l'occasione per comprendere. Non rifiutiamo la possibilità di conoscere, di migliorarci, di crescere, perché alla fine dei conti è ciò che rende tale un uomo. L'UE ci offre questa possibilità, sta a noi coglierla e sfruttarla meglio. A maggior ragione se tutto ciò è inserito in un contesto di vantaggi economici. Il mercato unico e l'euro sono l'esempio più lampante. La moneta unica, infatti, offre numerosi vantaggi da qualsiasi punto di vista, dalla libera circolazione dei beni capitali alla cosa più banale come può essere la possibilità di non dover cambiare la moneta nel caso di trasferimento oltre il confine nazionale. L'euro, non a caso, è una delle monete affermate più forti al mondo e ciò garantisce un'improbabile svalutazione della moneta, proteggendo sì le banche ma soprattutto noi risparmiatori. A maggior ragione se pensiamo che l'Europa è sempre stata in prima linea quando si è trattato di intervenire e aiutare e soprattutto per difendere i propri cittadini da periodi di crisi veramente disastrose come quelle che hanno colpito la Grecia nel 2010. Infatti l'Europa attraverso il Fondo Monetario Internazionale è riuscita a prestare 45 miliardi di euro e grazie all'intervento di tutti i paesi dell'Unione Europea furono stanziati 110 miliardi distribuiti nel corso degli anni. Dove sarebbe andata a finire la Grecia senza l'intervento europeo. Già Napoleone aveva capito che restare uniti e compatti sarebbe stato il nostro futuro, perché l'unione fa la forza non è solo una frase retorica priva di fondamento, è assoluta verità. Grazie a tutti.